Ciao a tutti e benvenuti in questo video nel quale oggi per la prima volta sul mio canale faremo un unboxing, di una cosa che ho realizzato io, che ho messo in una bustina semplicemente perché è bianca e ho paura che si possa sporcare con la polvere, visto che la tenevo qua, non l'avevo messa nell'armadio perché volevo farvela vedere, la dobbiamo realizzare insieme, quindi vabbè, volevo fare quella lì che faceva l'unboxing e poi in realtà vi faccio vedere una cosa che ho realizzato io, però vabbè, con il metodo unboxing. Ok, si tratta di questa maglia qui. Non lo so come la vedete, se la vedete bene, se no, non credo la vediate bene, però adesso vabbè, faremo altre inquadrature e tutto e la lavoreremo insieme. È per la prima volta che qui sul canale porto la tecnica top down, questa infatti è lavorata top down, ok, questa maglietta, e ha le maniche lunghe perché col top down bisogna guardare anche questa di cosa, che si riesca appunto a fare la manica lunga normale, lunga nel senso lunga normale. Ha questi begli aumenti qua traforati, questi, sia sul davanti che sul dietro, questo è normale. Vabbè, ha la scollatura, ha la parte qua finale col cannolè, finale, insomma tutto quello che ha una maglietta normale, anche degli aumenti qui, perché a me piaceva fare questa cosa. Spiegherò un pochino di cose per quanto riguarda la tecnica top down, ne dobbiamo parlare un pochino perché appunto, come vi dicevo, non l'abbiamo mai fatta qui sul canale questa tecnica. E poi va bene, ci saranno foto sui social, ovunque, dove potrete andarla a guardare, la metterò in tutte le salse, su Pinterest, su Instagram, sulla pagina Facebook, la metterò ovunque questa maglietta perché ne vado molto fiera in quanto è venuta molto molto bene. Ecco, qui arriva anche Charlie e dopo Charlie arriva anche Oscar, questo è normale. Allora, ok, fuori dalla mia maglietta, lontano dalla mia maglietta, mi raccomando, perché questa non la puoi distruggere come distruggi praticamente tutto da quando sei arrivato in questa famiglia. Perfetto. Allora, che volevo dirvi, quindi ne parleremo adesso del top down, dei materiali, tutto, vi spiego anche un po' perché poi sono tre video, sono molto semplici e ho semplificato tutto al massimo, i calcoli, tutto, quindi per fare questa non avrete nessuna difficoltà, forse meno rispetto anche ad altre cose che abbiamo fatto in precedenza, quindi non abbiate paura e appunto da questa introduzione, non fatevi spaventare da questa introduzione. No. Parliamo subito dei materiali da utilizzare, cose perché chi non vuole sentirsi la lezioncina là sul top down, perché già conosce questa tecnica, vuole solo prendere l'idea qui da me, che io invece invito a guardare, specialmente a tutti, questo è chiaro, però specialmente alle persone che ancora di questa tecnica, diciamo, non conoscono abbastanza o comunque ne vogliono sapere qualcosa in più, nel senso quello che ho studiato io e conosco io, è chiaro che poi può essere in più rispetto a qualcosa che avete letto o sentito da altre parti, può essere qualcosa in meno, perché non è detto che ecco io sappia tutto. Infatti ancora mi devo preparare su molte molte cose di questa tecnica, però ho iniziato così, con questa maglietta che non è neanche, diciamo, tra le cose più semplici e banali. Ok, quindi cosa serve? Ferri circolari, questi qua, numero 3. E il cordino abbastanza lungo perché ci va tutto il maglione. Se avete anche quei ferri che si cambia il cordino, oppure un altro tipo di ferri circolari, con il cordino più corto, ma sempre numero 3, è meglio, perché la manica poi la fate con quello, vi viene più semplice lavorare la manica con un cordino più corto. Però altrimenti io l'ho fatto tutto con questo, anzi no, mi sembra che nel video vedrete anche cambiare il ferro a un certo momento, ma solo perché qua mi si era spezzato, comunque era successo il delirio, e quindi vedrete anche altri ferri, però sono sempre numero 3. Il cordino io ho utilizzato sempre questo qua lungo, quindi non c'è bisogno, se proprio non lo volete fare, di comprarvi quello là più corto. E poi i segnamagli ce ne vogliono a volontà e
di colori differenti. Ecco, questo è importante, oppure comunque se non li avete di colori differenti, io ce l'ho rosso, blu e poi ce n'ho anche altri colori, non solo questi, però altrimenti potete mettere un pezzettino di lana qui, qualcosa, in modo che si differenziano gli uni dagli altri, se sono tutti dello stesso colore, però devono necessariamente riconoscersi, perché dobbiamo mettere il dietro, davanti, le maniche e tutto, e quindi devono necessariamente essere riconoscibili. Diversi segnamaglie. Poi ci vogliono due di questi spilloni qua per mettere in sospeso le maniche, ma solo perché li ho trovati, mi è piaciuto comprarli e quindi ce li ho ora. Altrimenti le maniche si mettono in sospeso o su un altro cordino oppure su un filo di lana. Ecco, vabbè, qui per fare quella laga ho trovato gli spilloni e li ho comprati solo perché costavano poco, altrimenti non li avrei comprati. Poi vabbè, le forbici e arriviamo al materiale. Io ho comprato questa che è una seta perché mi piaceva, l'ho trovata anche in offerta, quindi ok, offerta per modo di dire perché essendo diciamo un materiale abbastanza pregiato, comunque era nel senso un'offerta consistente. Se avessi dovuto prenderla a prezzo pieno forse non l'avrei comperata, ok. Quindi ho trovato questa qui, è molto bella, ma bella veramente, mi piace tantissimo e vabbè, voi cercate quello che volete e potete trovare, diciamo, potete fare qualsiasi cosa. Basta che si lavori, ecco, con i ferri numero 3. Quindi ce ne vogliono di questo materiale, però questo è un gomitolo da 25 grammi, 2 etti e mezzo, ne ho comprati 2 etti e mezzo, ne è quindi 10 gomitolini così. Se ne è avanzato un pochino, però io ecco, come si dice in gergo, scarica molto, nel senso che ci si fa un bel pezzo con questi 25 grammi perché il materiale è leggero. E comunque quella maglietta, ecco, pesa intorno ai 2 etti, mettiamo 230 grammi, via così. Certo, altri materiali ci saranno altri pesi, ma voi fate il campione e vedete, fate il campione, quello ormai lo sappiamo fare tutti perché è normale che dobbiamo saperlo fare in quanto non tutti portiamo la taglia 42 o 44 e quindi visto che io lo faccio su per giù, questo che farò è di questa taglia qui, adesso io porto di solito questa taglia. Diciamo, se vogliamo appunto ingrandirlo, è normale che dobbiamo saper fare il campione per poi, no? Fare le proporzioni. Però vabbè, questi sono altri discorsi, ormai sono chiari, li abbiamo imparati da tanto tempo. Perfetto, adesso finito questo, voi potete andare direttamente a guardarvi il video se volete iniziare subito, altrimenti vi sentite un attimo di lezioncina sul top down, sulle difficoltà che ho incontrato, sui vantaggi e gli svantaggi di lavorare questa tecnica, secondo me, sempre mia personalissima opinione. E sui limiti, sui pregi, sui difetti, su tutto, ma ri riportatelo sempre al fatto che io ho cominciato a lavorare così da almeno, mettiamo, un 2 anni e mezzo, con questa tecnica. Quindi non la padroneggio perfettamente. E non è perché io sia una somarona, tra virgolette, ma può darsi anche, però è perché ho voluto provare appunto diversi modelli, sempre top down, e quindi sto studiando, diciamo, per portarne sempre, o comunque anche se non li porto qua sul canale, ma li faccio per me, sempre un pochino più importanti, con dei motivi traforati, dei lavori jacquard, insomma, vabbè, la sto studiando la tecnica e 2 anni e mezzo sono stati, diciamo, necessari se non sufficienti a fare quella maglietta lì e altri 2 o 3 maglioni che se vi piacciono ve li faccio vedere e poi magari li realizziamo insieme. Perfetto, un saluto, un abbraccio, i video sono 3, sono semplici, in uno c'è lo sprone, nell'altro c'è il davanti e il dietro e nell'altro ci sono le maniche, quindi anche suddivisi in maniera, diciamo, secondo me giusta, perché uno fa lo sprone e basta, poi si fa il suo dietro davanti e poi si fa tranquillamente le maniche, quindi anche come argomenti, no, non ho messo tutto là in mezzo, così ho deciso di dividerli come faccio sempre poi io, no, perché
sapete, ore e ore di video non mi piace né starli a guardare quando li guardo né starli a fare io quando faccio i tutorial. Quindi ecco, per argomenti, sprone davanti e dietro, maniche.